L'ospite della Billboard Room di questa puntata è uno dei talenti emergenti della musica italiana. Ha 34 anni, è siciliano e ha da poco pubblicato il suo terzo album dal titolo Infedele. Nella Billboard Room On The Road Edition, Colapesce. Lorenzo! Sì, là. Come stai? Bene, tutto a posto. Sì, sono arrivato in barca, in barca? Sicilia. Proprio, è stata lunga? Un pochino, però. Ti vorrei portare sul nostro van, ti va? Volentieri. Andiamo. Allora, nella nostra gita sanremese ci tenevo particolarmente a portarti in questo posto. Cosa leggi? Popoff. Sai che cos'è? Puoi immaginare? Guarda, dagli indizi. Sì, da Queens of the Stone Age, credo. Cos'è? Un negozio di dischi. Esatto, questo è l'ultimo negozio di dischi che ha chiuso a Sanremo. Ha chiuso poche settimane fa e fa un po' specie se pensi il fatto che nella città dove c'è il Festival della Musica Italiana più famoso al mondo chiuda un negozio di dischi, l'ultimo. Incredibile. Che rapporto hai tu col vinile? Ottimo, perché colleziono vinili, quindi mi piacciono da morire. E il mio ultimo disco l'ho presentato in giro nei vari negozi di dischi indipendenti in giro per l'Italia, ne ho selezionato una decina e quindi molto bella questa cosa. Sì, perché ci tengo, sono dei luoghi speciali secondo me, dove ancora c'è una forma di resistenza alla qualità e all'attenzione verso il supporto e alla musica. Sono dei luoghi diversi rispetto alle catene, se ci pensi, perché si instaura un rapporto diretto con l'acquirente e quindi in qualche modo è più umano, perché ormai quando io vado dal mio negoziante di fiducia parliamo di non solo di musica, ma parliamo di calcio, di donne, tu di sei qualsiasi. Tifoso? Io sono tifoso, te lo devo dire? Certo. Juve. Vabbè, allora stai bene, dai, proseguiamo. Poi vedi a Sanremo, a un certo punto, maestro. Come andiamo? Andiamo. Sempre un piacere. Tutto a posto? Bellissima giornata. Sì. Ma sai perché? Glielo spiego. Perché Lorenzo, che è Colapesce, un talento italiano emergente che spaccherà alla grande, è arrivato dalla Sicilia in barca oggi, qua, apposta per il Festival di Sanremo. Bene, complimenti. Solo. Io volevo in realtà incontrare lei. Ma mi accenna qualcosa? Qualcosina. Sì, io come Gigi Nardini e sorge del grande maestro Pavarotti, che ha portato i colori in tutto il mondo, anche a Sanremo, possiamo fare un bel ritornello amato da tutti. Vai, prego. Volare, oh, cantare. Allora, intanto Lorenzo, io volevo ringraziarti perché hai accettato il nostro invito a venire qui nella Billboard Room. Ci tenevamo in maniera particolare perché, come sai, Billboard è molto attenta alla musica e cerchiamo di dare spazio soprattutto ai talenti emergenti. Tu sei un talento emergente, in questi ultimi mesi siamo stati molto attenti al tuo sviluppo e siamo molto contenti appunto di averti qua. In tutto questo volevo sapere una cosa, ma Colapesce da cosa nasce? Il nome sì. O il progetto? Prima il nome, poi il progetto. Allora, il nome è tratto da una vecchia leggenda siciliana del periodo federiciano, quindi 1004. È la storia di questo ragazzo che è metà uomo e metà pesce, cioè ha le stesse qualità di un pesce, quindi riesce a stare sott'acqua quanto vuole. In una delle sue discese si accorge che una delle tre colonne su cui anticamente si pensava la Sicilia poggiassero su tre colonne. Una delle tre colonne, logorata dalla lava dell'Etna, si sta per spezzare e quindi la Sicilia rischia di sprofondare. E lui si va lì per reggere la colonna
e quindi sacrifica la sua vita per la Sicilia. Per quanto riguarda il progetto, invece, il progetto con la pesce ha un inizio, è un progetto che immagino che tu ti sia dato già degli obiettivi. Sì, sì, guarda, in realtà esiste dal 2012. Inizialmente ho fatto un EP, poi ho fatto il mio primo vero disco che è andato molto bene, ha vinto il premio Tenco, altri vari premi fuori dal mucchio, insomma i premi che c'erano quell'anno lì, praticamente come artista emergente li ha vinti tutti. Poi da lì ho lavorato al mio secondo disco, che è Ego Mostro, che è uscito 3 anni fa, esattamente 3 anni fa. E adesso invece è uscito il mio terzo disco, Infedele, certo, che stiamo portando in giro. Sei soddisfatto? Molto, molto, devo dire molto. Tra l'altro il live è forse uno dei migliori che ho fatto finora nella mia breve carriera. Le tue origini musicali, ok, da dove partono? Guarda, io ho degli ascolti trasversali. Da piccolo mio papà suona la batteria, quindi ascoltava principalmente prog, quindi il mio primo approccio con la musica è stato quello lì. Poi ovviamente ho sviluppato una mia passione nel tempo e ascolto veramente dall'elettronica, da Moderat al cantautorato, quindi ho degli ascolti molto, molto trasversali. Hai sete? Ma sì. Dai, ti posso offrire una birra? Sì. Questo è per te, io intanto vado avanti a farti qualche domanda. Io ho cercato di metterti a tuo agio anche offrendoti la birra, perché adesso si gioca. Vai. Si gioca, facciamo un quiz inerente a Sanremo. Nello specifico mi piacerebbe che tu indovinassi questi 3 brani inaspettati che si sono presentati al Festival della Canzone Italiana. Vado. Vai. Sei un artista puro e questa. Ok, ci sono. Vai. Chi è? Allora, Lorenzo Arbore. Ok. Il clarinetto. Yes. 86. E allora, grandissimo. Vai. Secondo ascolto. Ora sento. Ti arrendi? Che quel sentimento. Arrendo, cioè so ovviamente chi è. Inizia a dirle. Chi canta? Chi canta? Iniziamo da lì. Canta Franco Califano, che ha una voce inconfondibile. Ok. Però il brano non mi ricordo il titolo. Era l'anno 2005. Sì, no, l'anno più o meno l'avevo individuato. E il brano era Non escludo il ritorno. Non escludo il ritorno, esatto. Cuffie. Pronto? Vai. Vado. Che firmano il blu e che lasciano in cielo una scia. Allora, FL 65. Ci siamo? Siamo noi? Si chiama il pezzo, no? Il titolo. Perché il ritornello fa, diciamolo. Siamo noi, siamo solo noi quelli che non hanno età. Quelli che non hanno età. Ok, brevissimo. Okay. Anno? 2003. 2003! Allora, era gli FL 65. Parliamo di Infedele. Yo. In primis ti chiedo dove è nato l'idea di questo titolo. Allora, il titolo è nato un po' per il tipo di produzione che ho voluto fare, che è molto infedele da un punto di vista musicale, ovvero che il disco contiene veramente tante influenze che vanno dalla musica elettronica al fado portoghese, alla musica classica, al rock americano, quindi ho veramente fatto una summa e un omaggio alla canzone in tutte le sue forme. È un po' anche l'aspetto testuale che rispetto al passato è infedele a quel che è stato il mio modo di scrivere. Io ti ringrazio di essere stato ospite. Grazie a voi. E aver accettato il nostro invito. In chiusura non posso che brindare con te. Ho aspettato la fine della intervista perché una biretta ce la facciamo, ok, ovviamente. Brindiamo a Lorenzo Colapesce. Grazie nostra. Mille e a Billboard. A Billboard.